Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Diamoci sotto con un focus on che dovevo fare da troppo tempo, anche perché l'ho fatto tanto tempo fa. Questo è il remake di quello che in assoluto ritengo essere uno dei video più brutti che io abbia mai fatto e che quindi da oggi in poi non sarà più disponibile sul canale, perché lo metterò in privato. Ragazzi, oggi è il turno di parlare come si deve del dio del tuono, del mito norreno. Prepariamoci, oggi è il turno, finalmente, di parlare per bene di Thor. Bando alle ciance e sigla! Prima di cominciare, vi ricordo che ho scritto un libro, Il destino dei Loki. Primo capitolo della quadrigia del crepuscolo, dove ci sono la maggior parte delle storie che vi sto per raccontare in questo video. Trovate il link in descrizione per recuperare la versione cartacea o la versione digitale su Amazon. Vi ricordo inoltre che trovate in descrizione tutte quante le mie pagine social, soprattutto le pagine per donare due cose, sostenere di più il canale, perché il computer se ne sta andando per davvero. Ragazzi, ho perso una giornata, lasciamo perdere. Comunque, se donate due soldi sapete che vanno a un computer nuovo, in modo da portare comunque video sul canale prima che tutto esploda e io rimanga bloccato per non so quanto tempo. Inoltre trovate tutti quanti i link più collaterali, come lo store di magliette, la pagina di cronaca di Topolinia e la mia pagina Doceti, mi raccomando. Detto questo, andiamo avanti. Partiamo da un semplice presupposto storico-antropologico che ci servirà per capire un pochettino l'importanza che ha Thor a livello puramente umano, ma che non è mitologia, quindi sarò anche abbastanza breve. Thor è il dio della folgore nel mito norreno ed è una figura che è sicuramente più antica di tante altre divinità che noi conosciamo nel mito norreno come ci è pervenuto oggi. Sicuramente, quasi sicuramente, è più antica di Odino per come lo conosciamo oggi. Adamo da Brema ci dice infatti che tra gli dei più adorati indiscutibilmente nel tempio di Uppsala c'erano Freyr, Fricco, Odino, ma soprattutto Thor, che sedeva a quanto pare sul posto d'onore per un certo periodo di tempo quantomeno. E il culto di Thor è vastissimo, si riconosce in tutti quanti i luoghi che portano il suo nome in qualche modo, soprattutto in tutti i nomi di persone che si possono trovare ancora oggi nel nord dell'Europa che ricordano il nome di Thor. Il punto che porta però a pensare che Thor sia addirittura più antico di Odino e altre divinità sta nel fatto che alcune sue tradizioni sono legate a aspetti della vita degli scandinavi che risalgono un pochettino più indietro. Secondo Gianna Chiesa Isnardi, tra l'altro, qui cito la fonte direttamente, Thor sarebbe il dio che rappresenta la vecchia maniera di vivere la comunità, la Sippe, che era una comunità scandinava basata sulla famiglia, erano piccole comunità accomunate da un antenato comune, quindi erano in qualche modo grosse famiglie allargate, dove vigeva eguaglianza e c'era una società veramente ai primordi, società che poi viene soppiantata dal comitatus di tipo germanico, per come veniamo a sapere noi, che invece a quanto pare spingeva per un livello gerarchico maggiore e che aveva come dio rappresentante per l'appunto Odino, cosa che portò alcuni membri della comunità scandinava, secondo alcuni studi, ad andare in Islanda, dove po' far bacco il culto di Thor era potentissimo. E quindi Thor in qualche modo dovrebbe rappresentare una comunità scandinava, un culto divino ben più antico, anche perché banalmente Sippe, il termine che indica comunità allargata o comunata da un antenato comune, viene da Sif, in quanto moglie di Thor e quindi famiglia del dio del tuono supremo. Ecco. Questo spiega un po' perché il culto di Thor è così diffuso e perché anche nel mito come lo conosciamo noi oggi, laddove Odino è l'Allfather e quindi anche padre di Thor letteralmente, Thor è senza dubbio la divinità più forte, importante e più amata dal popolo. Thor è il dio del popolo e in quanto tale è il dio maggiormente riconosciuto, tanto da meritarsi un sacco di soprannomi interessanti come Asa Thor, ovvero Thor il divino,
più di tutti gli altri. Le unioni e gli atti ufficiali venivano consacrati nel nome di Thor e del suo martello Mjolnir in quanto arma che dava il potere divino, da cui si effondeva il più alto potere divino. E tutti i giuramenti più importanti, secondo alcune fonti, non venivano fatti solo sulla lancia infrangibile di Odino, ma nei nomi di Njörder, Freyr e Thor, perché uno dei soprannomi di Thor, tra l'altro, è il sincero, Sonnunga, il veritiero. Si accompagnava con Loki, Laismith, maestro di menzogne, costruttore di menzogne. Vai alla grande. Il culto di Thor era così ben radicato che alla fine anche il cristianesimo non l'ha battuto. Ci sono un sacco di storie in cui si provava a eliminare il culto di Thor dicendo che i templi di Thor portavano male. Non è vero, tanto che alla fin fine abbiamo ceduto noi in qualche modo, perché i cristiani hanno man mano influenzato la zona e il martello di Thor piano piano somigliava sempre di più a una croce, quindi... Oh, affare fatto, tenetevi sti simboli, tanto è uguale, Gesù Cristo è Thor, ciao! Fine parentesi religiosa, andiamo alla ciccia mitologica, mi va? Di Thor abbiamo parlato un sacco in via collaterale dopo il primo Focus On, che non era il mio video migliore assolutamente, e tuttavia dopo 8 anni di esperienza sul canale effettivamente mi rendo conto di quanto sia difficile parlare di Thor, perché è tante cose e allo stesso tempo abbiamo poche descrizioni di queste tante cose. In questo ci viene ad aiutare il suo Kenning, il suo nome, o meglio le sue Kenningar, i suoi vari nomi, i suoi vari epiteti, che sono tanti, alcuni sono abbastanza oscuri, ma ci aiutano a schematizzare un po' questo video. Quali sono le Kenningar per Thor? Si può chiamarlo figlio di Hothin e Jord, padre di Magni, Moti e Truda, marito di Sif, patrigno di Hulla, portatore e padrone di Mjolnir, dalla cintura del potere e di Bilskirnir, difensore di Asgard e Midgard, nemico e uccisore di giganti e trollesse, uccisore di Hrungnir, Geirroda e Trivaldi, padrone di Tialfi e Roskva, nemico del Midgard Somma, figlio adottivo di Vingnir e Hlora. Cominciamo da chi è figlio, eh? È il figlio di Odino e Jord. Quindi non è il figlio legittimo di Odino e Frigga, come la Marvel ci fa pensare, ma in realtà è un figlio nato fuori dal matrimonio, e tant'è che è nato da un'entità bella e interessante. È il figlio di Madre Terra. È il figlio di Odino, il cielo, e Madre Terra. Abbiamo di fronte quella che è sicuramente la divinità più forte in assoluto del suo pantheon, fine fatta. Vuol dire che Thor è veramente molto potente, ma soprattutto è imparentato con i giganti. La cosa ha delle ripercussioni molto particolari, perché in realtà anche Odino è un mezzo gigante alla fin fine. Da parte di padre è un essere nuovo, ma da parte di madre, Bestla, è gigante, è un mezzo Jotun. Ma anche Thor quindi è per metà Aesir e per metà Jotun. Ed è una cosa interessante, anche perché... banalmente il nome Thor e la sua runa Turisaz fa riferimento anche a giganti, e nonostante ciò Thor è il nemico principale dei giganti, il principale uccisore di giganti, quindi va con le ambivalenze, continuano ancora e continueranno per tutto il video. Però ci viene detto nell'ultima parte di questo suo nome che è il figlio adottivo di Vingnir e Hlora, che non si sa bene chi siano. In realtà alcuni studiosi hanno provato a convincere la comunità che siano nomi alternativi di Odino e Frigga, soprattutto puntando su Vingnir. Però non si sa, probabilmente sono dei giganti perché i loro nomi sono inclusi nelle varie liste di nomi di giganti che sono presenti in questa o quell'opera nordica. Quindi Thor è il grande dio del tuono, signore incontrastato di ciò che viene giù dal cielo, quindi anche della pioggia, dei venti, dei temporali, della grandine. Secondo molti scrittori che nel corso dei secoli hanno avuto modo di riportare credenze e usanze relative a Thor nei popoli scandinavi,
Ed è effettivamente colui che impugna il tuono e che genera il tuono. L'arma caratteristica di Thor è Mjolnir, per l'appunto. Il grande martello, il frantumatore, che quando si abbatte sulla testa dei nemici, oltre che ammazzarli a colpo sicuro, produce il rombo del tuono. Io su Mjolnir ci ho dedicato un video intero diversi anni fa e vi lascio qui in descrizione o qui nelle schede linkato per non stare ad approfondire troppo il discorso. E comunque l'arma caratteristica di Thor, martello che gli ritorna in mano una volta lanciata e che si può ridurre di dimensioni fino a diventare il ciondolo di una collana, ma che non può essere impugnato da chi è degno, come viene detto nella Marvel, ma che può essere impugnato da chi è abbastanza forte. E Nature, neanche Thor è abbastanza forte per impugnare Mjolnir. Ha bisogno di 2/3 oggettini magici. Thor infatti ha bisogno di indossare 2 guanti magici di nome Yarngreiper, che dovrebbero essere dei guanti tipo metallici ignifughi, e una cintura Megingjord, che è la cintura che raddoppia la sua già sconfinata forza. Grazie a questi strumenti Thor può maneggiare Mjolnir, un martello che teoricamente non può essere maneggiato perché ha il manico troppo corto, come se fosse il rametto appena staccato da un albero, e questo lo rende effettivamente il dio più pericoloso in assoluto. Nella sua dotazione divina, oltre ad avere il martello, cintura e guanti che aiutano a creare tuoni potentissimi, in realtà, secondo alcune tradizioni, Thor, detto il Tonante, produce questi suoi tuoni tra le nuvole, solcando i cieli sul suo carro, trainato dalle sue 2 capre magiche potentissime, giganti come lui, di nome di Grignadenti e Arrotadenti, di cui non ripeterò le caratteristiche perché anche qui c'è il video apposito, e di cui non dirò i nomi in norreno antico perché non riesco a pronunciarli, mi uccido se provo a pronunciarli, quindi non lo faccio neanche. Queste 2 capre, tra l'altro, sono il sostentamento principale di Thor, perché ogni giorno Thor può ammazzarle e, a patto di tenere la pelle e le ossa, ogni mattina, grazie al potere salvifico del suo martello, può resuscitarle. Immaginate i traumi di ste povere capre. Thor ha una bella famiglia nutrita, essendo un dio che è legato anche non solo alla folgore e alle tempeste, ma anche alla fecondità, in quanto il martello è palesemente un simbolo fallico, e di questo anche ne ho parlato, ma che ha anche poteri curativi e di rendere rigogliosi i campi e le messi, perché le piogge servono anche a quelle, quindi la pioggia non è solo distruttiva, ma anzi, nel caso di Thor soprattutto, è una pioggia che rende più fecondo il terreno. Thor ha una bella famiglia nutrita ed è una famiglia moderna in qualche modo. È infatti il marito di Sif, dea dai bellissimi capelli dorati, che è la dea per l'appunto dei campi di grano in qualche modo, e ha un bordello di figli. Con Sif infatti ha Truder e Modi, con la gigantessa Jarnsaxa ha Magni, che è l'unico altro dio che può sollevare Mjolnir, tra l'altro senza martello e a tipo 3 giorni di vita, e ha adottato il figlio di Sif avuto da una precedente unione, Uller, il dio cacciatore, dio della caccia sugli sci. Il punto focale su cui mi voglio soffermare un attimo è la descrizione fisica di Thor, perché sì, non ne abbiamo un punto specifico in cui un qualsiasi autore si ferma e dice Thor è alto così, è basso così, è largo così, c'ha i muscoli grossi così. No, ovviamente, ma è tutto fuorché il damerino biondo che Stan Lee decise di inserire nel Marvel Universe quando decise di mettere i Dino Reini. Thor è grosso, è sconfinato, è sicuramente più alto di qualsiasi altra entità che si potrebbe incontrare nel mito norreno, giganti a parte. È un armadio fatto di muscoli, è brute, è selvaggio, è sincero, quindi è verace, il dio degli uomini. Probabilmente c'è una panza da birra bella importante, perché si può scolare un terzo dei mari del mondo come se fosse niente. È il prototipo del vichingo perfetto, grosso, grasso, muscoloso, probabilmente capelli e barba enormi, belli folti e probabilmente rossi, da quello che possiamo capire, perché non è neanche del tutto certo, però è probabilmente era rosso anche lui. Grande protettore dell'umanità, il dio sicuramente più vicino all'umanità sotto certi punti di vista,
È il dio vichingo per eccellenza. Non uso il termine a sproposito. È letteralmente il dio vichingo, non scandinavo. È il dio guerriero che però pensa anche ai campi, alla vita, alla famiglia, alle unioni, ma che quando c'è da combattere la minaccia esterna o andare in luoghi sperduti e inesplorati per trovare le ricchezze o i vantaggi o ammazzare delle minacce, non si fa due pensieri. Thor non ha un pensiero. Thor attacca. E quando pensa, non pensa, attacca. E quando pensa invece di attaccare è perché c'è Mjolnir in volo e sta pensando a come riprenderlo. Ma poi si ricorda che c'è la magia che lo fa recuperare al volo in automatico, quindi non deve neanche pensare a quello. Di base ciò implica due cose. Uno, tendenzialmente Odino lo prende in giro, perché l'unica storia in cui vediamo Odino e Thor interagire per davvero in modo sincero non è vero, perché Odino è sotto minite spoglie e lo prende a parole in un flighting. 2. Le avventure di Thor non possono avvenire in alcun modo, visto che lui non pensa ma attacca, se non assegnandogli qualcuno al fianco che sappia pensare. Alcune volte viaggia con Odino, ma la maggior parte del tempo ovviamente viaggia con Loki, che è la parte pensante del duo. Insieme saranno i Bud Spencer, in Terence Hill, ante litteram, perché lo sono, perché Bud Spencer è palesemente Thor e Terence Hill è palesemente Loki. Fine. Ma anche Thor ha degli attimi di pace, ha una sua dimora, una sua regione, un suo regno dove si va a fare il bagno e mira la vastità. Non sto scherzando. Infatti Thor dovrebbe abitare a Trudheim, che significa regno o mondo della forza, o Trudvangar, secondo alcune traduzioni, o addirittura Trudheim sarebbe il nome del suo possedimento, Trudvanga della regione dove abita, quindi è una matrioska. Per concludere la matrioska, il palazzo di Thor, che anche qui è quello più grande e vasto di tutti, è Bilskirnir, la dimora del tuono. Però Odino ci tiene a informarci nel Grimnismal che Thor ha vicino casa, nella sua regione, due fiumi che attraversa. Sono il Kormt e l'Ormt, e c'ha delle vasche da bagno, Kerlaugar, dove lui la mattina si va a fare il bagno, si mette lì, a quanto pare può osservare il cosmo. Guarda Yggdrasil e tutti i nove mondi da là. Odino sta tutto lì impettito sul suo trono in transmistica, manda i corvi. Thor sta a bagno, si pulisce del sangue dei suoi nemici, sta là rilassato. Ah! Cioè, dai, su! Viva Thor! Ma il punto focale della vita e dell'esistenza di Thor è la sua capacità di uccidere giganti. Il suo massimo merito, infatti, incluso anche nei suoi Kenningar, è per l'appunto l'aver ucciso almeno tre giganti molto importanti: Rungnir, Geirrod e Trivaldi. Di Trivaldi non sappiamo nulla, il suo nome significa tre volte forte. Però, a quanto pare, secondo alcune descrizioni, avrebbe nove teste. Però non sappiamo nient'altro, c'è solo che Thor l'ha ucciso. Fine. Rungnir, invece, è stato un avversario molto pericoloso, di cui ho parlato nel video su Magni e Modi. Semplicemente era un gigante dalla forza vastissima e nell'incontro fra Thor e questo gigante, il gigante sarebbe anche morto, ma Thor da allora in poi ha un pezzo di selce ficcato nel cervello che di tanto in tanto gli fa un male bestiale ed è tipo la motivazione per i temporali. Geirrod invece è un amichetto pochettino strano che si è fatto Thor, è una storia che spesso si dimentica. È un gigante che rapì Loki, convincendo l'alleato degli Aesir a portare Thor da lui in cambio della libertà. Loki stava per morire e effettivamente va da Thor e lo convince ad andare dal gigante senza armi e senza armature, quindi neanche senza il guanto e la cintura, perché sto gigante voleva parlamentare con Thor. Thor va da questo gigante, ma si ferma prima nella dimora di Gridar, che è la mamma di Vidar, una gigantessa amante di Odino, che avvisa Thor delle intenzioni malevole del gigante Geirrod che lo voleva ammazzare, e lo fornisce con un bastone ferrato, che si chiama letteralmente il bastone di Gridar in norreno, e due guanti ignifughi come quelli di Thor. Due guanti che gli serviranno, perché in varie versioni le cose cambiano, ma a un certo punto Geirrod
sfida Thor a giocare tipo a palla, però con delle palle di acciaio fuso. Doveva essere così il giochetto, perché Geralt pensava che Thor, cercando di afferrare quelle palle di metallo incandescente, si sarebbe scottato, ustionato quasi a morte, quindi era pronto per essere finito. Invece Thor ha il guanto ignifugo, rilancia addosso la palletta a Geralt. Geralt prova a rifugiarsi dietro a un pilastro, ma la forza di Thor è incommensurabile. Il pilastro crolla, la palletta di metallo fuso arriva in testa a Geralt e Geralt muore. In tutto ciò non va scordato che il povero Thor, povero, è dovuto correre al volo verso Asgard quando il gigante che costruì le mura di Asgard venne ingannato da Loki in versione giumenta e quindi stava per attaccare la cittadella degli dei, ma Thor arriva al volo al ritorno della primavera, cosa anche abbastanza emblematica perché il gigante c'è in inverno, invece Thor arriva con la primavera. Quindi è tutto un messaggio metaforico di Thor, che sono le piogge primaverili che annunciano la fine del freddo, il disgelo, eccetera, eccetera. E con una sonora martellata schianta la testa del costruttore anonimo delle mura di Asgard una volta per tutte. Thor è quindi simbolo della natura che rinasce, della mascolinità, ha un martellone incredibilmente grosso e duro. Sì. Ma anche qui, come molti eroi particolarmente mascolini, dimostra di avere una certa flessibilità in ambito, diciamo, di gender e sessualità, anche se qui parliamo più di genere, non di scelte relative alla sfera sessuale, per la storia famosa di Trim, uno dei pochissimi giganti capaci di rubare il martello di Thor, a quanto pare prendendolo con le sue mani, quindi era abbastanza forte, trascinandolo per un'intera notte, però insomma era bello potente il povero Trim, chiedendo in cambio per la restituzione del martello la mano di Freya. Freya non voleva essere data in sposa a un gigante brutto e rozzo, al che Heimdall ha la genialata, anche se io qui penso che è stato Loki a dirlo perché non può essere stato Heimdall: travestiamo Thor da donna, facciamo finta che sia Freya e mandiamolo da Trim. E così è, Thor accompagnato da Loki trasformato in donna va alla corte di Trim per preparare il matrimonio vestito da donna, solo che sto travestimento non nasconde la barba e gli occhi furibondi di Thor. Loki sta lì a tenere il moccolo, cercando di tenere vicini i due sposi, ma neanche troppo, anche se Trim ha la mano lunga e vorrebbe concupire subito con Freya, mentre sua sorella starebbe assillando Freya, diciamo così, che poi in realtà è Thor, per questioni riguardanti oro, corredi, eccetera, eccetera. E Thor incomincia a mangiare come un animale, quindi Loki è costretto a dire: no Trim, tranquillo, non è Thor, quella è Freya, che però per 7 giorni per l'emozione non mangiava e quindi mo si sta scatenando, ha gli occhi furibondi perché non vuole stare palesemente lì, e Loki deve stare a dire: Trim, no non è che ti odio, ti vuole uccidere, semplicemente non ha dormito per 7 notti, quindi ha gli occhi arrossati, non vede proprio l'ora di giacere con te, prendere tutte quante le tue attrezzature in ogni orifizio possibile e immaginabile. Trim prova a baciare Thor e gli pare per un attimo la barba. No, è il velo nuziale, dice Loki. Alla fine viene tirato fuori Mjolnir per consacrare l'unione fra Trim e Freya. Questo perché effettivamente Mjolnir come simbolo serviva per consacrare anche le unioni matrimoniali, come ho detto all'inizio video. Freya afferra il martellone, ritorna ad avere un martellone grosso e duro in mano. Badumps! E si rivela per essere Thor, che massacra tutta la famiglia di Trim. Tutti li massacra, dal primo all'ultimo. Ma sicuramente la storia più famosa relativa ai viaggi di Thor e Loki in quella di Jotunheim è quella che li vede contrapposti a Utgard Loki. Thor e Loki infatti sono in viaggio per reperire la posizione di Utgard, grande cittadella degli Jotun, governata da Loki di Utgard. Utgard Loki, per l'appunto. Fanno un viaggio lunghissimo e devono fermarsi a casa di un umano. Si fermano una notte a casa di Egil e di sua moglie, che hanno 2 figli, Tialfi e Roskva. Sono dei poveracci a che Thor decide di macellare le sue capre facendo fare uno spezzatino ai mortali. Forse su indicazione di Loki, che vuole fare il dispettoso, forse no, il ragazzino figlio della coppia, per l'appunto Tialfi, nonostante Thor avesse chiesto di non rompere le ossa delle sue capre, rompe un osso e si succhia il midollo di una delle 2 capre di Thor, al che al mattino dopo, quando Thor cerca di resuscitare le capre, una delle 2 ha la gamba rotta e non può più accompagnarli.
Thor si arrabbia, ma i due ragazzini, Tialfi e Roskva, si offrono di diventare i suoi servitori in modo da compensare quella mancanza. E difatti Tialfi e Roskva diventeranno i due grandi servitori di Thor, mortali. I due ragazzini, insieme ai due grandi dei, andranno nelle lande desolate di Jotunheim per giorni e giorni patendo la fame, fino a quando una notte non trovano riparo in una gigantesca caverna che a un certo punto della notte incomincia a tremare, perché quando escono fuori si rendono conto che c'è un gigantesco umone, un gigante dalle dimensioni sconfinate, che sta russando. Al risveglio del gigante scoprono che questa creatura sconfinata si chiama Skrymir ed è disposto ad accompagnarli fino a Utgard. È solo che la notte successiva, oltre a fare il dispetto sto Skrymir di rinchiudere l'unico cibo che aveva in un sacco gigantesco il cui legaccio non riusciva a tirare per il troppo peso neanche Thor, ricomincia ancora a russare e Thor prova a prenderlo a martellate in fronte, senza però che Mjolnir faccia effettivamente qualcosa. Alla fine, assonnati e affamati, i quattro arrivano a Utgard, dove Skrymir li saluta e va via, e vengono accolti da Utgard Loki e da una corte bella nutrita di giganti che li invitano a mangiare a patto che loro prendano parte a una serie di sfide e prove. La sfida relativa a Loki, a cui il dio prenderà parte perché aveva fame, palese, sarà una sfida a chi mangia di più con Logi, che è praticamente suo prozio, che è il fuoco incarnato, solo che Loki non lo riconosce e perde la sfida perché Logi si divora tutto il tavolo mentre lui sta ancora agli antipasti. Tialfi, il ragazzino mortale che si vanta di essere l'essere più veloce del mondo, fa una prova a sconfiggere Ugi in corsa, un servo, anche lui sembra piccolino mortale, di Utgard Loki, che però lo sorpassa nonostante Tialfi corra velocissimo. Questo perché Ugi è il pensiero, e il pensiero di Utgard Loki corre più veloce di qualsiasi altra cosa. Thor sarà quello che subirà più prove di tutte, perché il suo orgoglio sarà pesantemente ferito. Verrà prima sfidato a sollevare un enorme corno di idromele e berne la quantità in massimo 3 sorsi, notando però come il corno, oltre ad avere un'acquetta salata dentro, è praticamente infinito e si riempie costantemente, quindi non riuscirà a bere quel corno in 3 sorsi come fanno i bambini Jotun, secondo Utgard Loki. Poi verrà sfidato a sollevare la zampa, o meglio tutto il gatto gigantesco di Utgard Loki, però riuscirà per l'appunto a sollevare solo la zampa, notando un certo odore di mare e serpenti. E alla fine Thor dovrà fare uno scontro di lotta libera contro Eili, una vecchietta nutrice di tutti gli Jotun lì presenti a quanto pare, che riuscirà a metterlo in ginocchio. In realtà l'idromele bevuto da quel corno era tutto il mare del mondo e Thor ne ha bevuto ben un terzo del mare. Il gattone in realtà era un frammento di Jormungandr, la serpe del mondo, e la vecchietta era la vecchiaia, quindi Thor ha resistito all'avanzare del tempo oltre ogni limite. Utgard Loki si dice impaurito dalla presenza di quegli dei perché sono troppo pericolosi nel momento in cui svela questo mistero, dice di essere stato anche lui Skrymir perché lui era un grande mago e illusore, caccia via tutti quanti perché hanno perso le sfide, nascondendo Utgard per l'eternità e lasciando Thor soprattutto con l'orgoglio super ferito. Ma il grande nemico di Thor è senza dubbio Jormungandr, perché come ogni grande divinità della folgore e dei cieli, il suo nemico è un serpente barra drago. Lo abbiamo da Indra contro Vrita, lo abbiamo da Zeus contro Tifone, c'è Thor contro Jormungandr, il gigantesco serpente figlio di Loki e Angerboda, con cui Thor effettivamente si incontrerà più volte, perché sarà Thor l'unico abbastanza forte per sollevarlo, a gettare uno Jormungandr ancora abbastanza piccolo nel mare infinito che circonda i mondi, in modo che con la sua mole non schiacci tutto. Sarà sempre Thor in una battuta di pesca con il papà di Tyr, Hymir, a pescare grazie a un'esca spropositata, ovvero una testa di bue, il buon serpe del mondo. Tutto questo nell'ambito di una missione in cui Thor andava a recuperare un gigantesco paiolo dove bollire la birra di Aegir per una festa con tutti gli Aesir. Ma soprattutto sarà Jormungandr a uccidere Thor dopo che Thor lo avrà ucciso nella battaglia finale del Ragnarok. Thor ovviamente prenderà parte alla battaglia finale e con le sue folgori, il suo martello, dall'interno verrà inghiottito e dall'interno distruggerà Jormungandr, ma perirà per i fumi velenosi del suo acido, del suo veleno. Questa è la fine di Thor, la cui eredità poi verrà raccolta da Magni e Modi.
Inutile dire, ragazzi, che Thor è il vero protagonista del mito norreno. Insieme a Loki sono idee dell'umanità, sono idee del viaggio, delle avventure, ma è il dio protettore delle culture, delle unioni, della sessualità, della forza fisica maschile. Quindi è il vero protagonista del mito norreno e in quanto tale la cultura popolare abbonda di Thor. Thor della Marvel è famoso perché in realtà il sottostrato di Thor era ancora fortissimo nei nostri cuori, ragazzi. Thor è famosissimo per quello, anche se nella Marvel no, non è il Thor della mitologia. Solo qualche volta e solo in mano a qualche scrittore. Potrei stare qui altri 40 minuti a parlare, ma mi sa che ho registrato per 50 minuti ed è meglio che mi stia zitto qui. Anche se voglio ricordare, come sempre, che il mio primo incontro vero con Thor, oltre che con la Marvel, è stato con Stargate SG-1 e con l'alieno grigio di nome Thor, visto che facevano parte della razza degli Asgard. E quindi, anche se mi inquietano gli alieni grigi, Thor è sempre nel mio cuore. Ragazzi, detto questo, io ho riassunto il più possibile tutte le storie di Thor. Se volete ne parliamo singolarmente in qualche video dove racconterò per bene solo le singole storie, oppure compratevi il mio libro, Il Destino di Loki. Vi ringrazio per l'attenzione, se è venuto lunghissimo questo video non mi interessa, mi va bene, perché se lo meritava dopo quel video che faceva schifo di 8 anni fa, lo dico candidamente. Grazie per l'attenzione, noi ci vediamo al prossimo video. Alla prossima!